gli ingredienti perfetti per ogni blind test che si rispetti. Moto, Moto Guzzi V85 TT in allestimento strada, cerchi a razze sui quali monteremo due pneumatici della stessa casa, Dunlop, e sono i Meridian, i Mutant. Sono dedicati alle crossover ma hanno un'impronta, è proprio il caso di dirlo, molto differente. Uno più stradale, uno più portato al mondo adventure. La guiderà per noi Roberto Ungaro, chiaramente indossando la nostra mascherina blind test, quindi non sapendo che pneumatico sta testando, e ci racconterà tutto sul comportamento di queste gomme, proprio all'oscuro di tutto. L'officina di due ruote ci permetterà di fare il cambio in corsa. Adesso Roberto sta arrivando, chiaramente lui arriverà per ultimo perché non deve sapere che gomme sono montate in questo momento. Entrerà direttamente in pista e poi vedremo cosa ci racconta a casa. Diciamo che tanto ti sto facendo fare le prove per la 104, sì, per esatto. L'accompagnamento. Allora, la moto è un po' più indietro. Roberto è blindato, la moto è quella del blind test, quindi non sa che gomme monterà. Ecco, questa è la parte frontale, peraltro ridisegnata, il manubrio è qua. Puoi salire in sella, dammi il casco. Adesso mi sento a casa. Quando trovo l'ergonomia, la forma di questo corpo così conosciuto, posso toglierla? Vado? Sì. Ah, non puoi sapere che gomme ci sono sopra. Va bene. Prendi un po' di confidenza, prova a vedere se riesci a forzare. Si tratta di due pneumatici chiaramente studiati per il mondo adventure, uno un po' più e l'altro un po', ma ci direi tutto tu, sensazione. Va bene, vado. Allora, Roby adesso è entrato con le Meridian, quindi gomme dal profilo e dall'attitudine decisamente più stradale, touring direi, che però si sposano molto bene con la dinamica e con la ciclistica della V85, che è una moto che ha tutte le caratteristiche dinamiche e proprio ciclistiche di quella che è la tradizione italiana, quindi grande stabilità, non è reattivissima perché le dimensioni sono importanti, il peso è importante, però è molto molto comunicativa. E vediamo già dal comportamento e dallo stile di guida di Roberto che la moto segue molto bene senza sforzare quelli che sono i movimenti e la traiettoria. Allora ragazzi, Roberto è dentro, abbiamo già fatto il cambio gomme, come vi dicevo all'inizio, Dunlop Mutant e Dunlop Meridian, gomme simili dedicati al mondo adventure, pneumatici dedicati al mondo adventure ma con caratteristiche diverse, una più portata allo sterrato, una all'asfalto. Roberto è dentro per levare un po' di cera dalle seconde gomme, lui non sa cosa sta guidando, è partito già da qua, da questo sterrato, e guardate che differenza anche di solchi. Questo ci fa capire come le gomme già grippano in modo diverso su quello che è un brecciolino abbastanza smosso. Quindi qua abbiamo l'impronta della Mutant, che grippa di più, tira su più terra, ed è già molto diversa da quella che era la derapata in uscita con la Meridian, quindi una gomma più stradale, più portata ad un utilizzo stradale. Lui non sa cosa sta guidando, io ve lo dico dopo. Sono le Mutant, quelle le gomme dedicate più a percorsi adventure, quindi con caratteristiche di una maggiore tassellatura e più portate al fuoristrada. Adesso fateci caso nel prossimo giro, quando vedete e vedrete come i movimenti del corpo di Roberto anche in uscita di curva sono molto più accentuati rispetto a quello che è la Meridian. Ecco, guardate, adesso sta per passare, guardate anche in uscita da questa titano come lavora di più col corpo. Da Roberto in uscita comunque raspa le pedane, vuol dire che di più non si può andare, chiaramente sfrutta il limite, ma proprio l'impostazione della curva e l'impostazione del corpo in uscita, adesso guardate, è proprio diversa. Ragazzi, è il momento della verità. Roberto ha terminato il test, ha provato prima uno pneumatico e poi l'altro. Adesso sentiremo a caldissimo cosa ha da dire e se ha sentito delle differenze. Ma Fede, ma sai che è pazzesca la differenza? Ti giuro. A parte che sarebbe una bella prova d'esame, uno stage per chi vuole fare il collaudatore. È incredibile. Che gomme, secondo te, Roby, allora, che modello è questo? Allora, questa ha un'impronta a terra molto meno precisa, cioè meno secca, sei meno rivettato per terra, e soprattutto è più lenta nel piff puff, cioè a scendere in piega, è molto più rotonda, più morbida, la moto è più dura, sembra meno maneggevole. Quella là cade di colpo,
rispetto a questa. Quella là sembra che sia proprio il profilo a pera, questa è più piatta, più arrotondata, graduale, progressiva, quindi la moto è più lenta ad andare giù, però curva più rotonda. Secondo me questa è quella che ha più tasselli, cioè più scolpitura, perché la sento meno precisa, ha meno impronta a terra e meno rivettata, cioè la moto ha come dei micro movimenti che sono positivi quando, per esempio, nel raccordo, perché noi facciamo lo stretto, no? Il misto rally qua, nella curvina di raccordo c'è una crepa costante che corre lungo il cordolo. Quella di prima leggeva l'asfalto rotto, la crepa, e hai capito? Quando si dice che la gomma legge, lo sterzo si muove, cioè ha delle reazioni. Questa è come se non ci fosse la crepa nell'asfalto. Cioè, secondo me, questa è quella che ha più tasselli, che va a correggere le imperfezioni dell'asfalto. Altra cosa, quando io ho staccato l'ABS e anche il controllo di trazione là nello sterrato e forzavo per farla innescare, questa inizia prima a fare quel ta 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 ta, però quella là, e quella là è più violenta, cioè quella là devi forzare di più, perché probabilmente tiene, quando poi molla di colpo, poi prende di colpo, molla di colpo, quindi nella reazione è più violenta, nella tacca, stacca, hai capito? Sì. Questa ti filtra, è più morbidosa, è questione di gusti, è soggettivo, cosa ti piace più una o più l'altra, cioè come percorrenza, come inserimento in piega, quella là ha un altro carattere, la moto è più agile, cade di colpo, però poi devi gestirla, hai capito? Questa è molto più dura, devi lavorare di più di braccia, devi lavorare più di corpo, te la devi tirare, è più muccona, hai capito cosa voglio dire? Però alla fine è tutta più omogenea. Dove l'asfalto è brutto, questa qua ci mette una pezza. Quella là, pam, pam, una lama. E ha un'impronta a terra nettamente più precisa. Cioè sei più attaccato al suolo. Puoi forzare di più l'ingresso, la puoi buttare giù di colpo, qua non puoi forzare così tanto la frenata e devi essere più tu forte nel buttarla giù, più violento di braccia, di gambe, te la devi portare dietro e lei comunque ti asseconda più lentamente. Quella là invece, pam, ti dà lo schiaffo. E la grande differenza c'è anche sullo sterrato, è incredibile. Non è una gomma tassellata, eppure hai visto che ho provato anche a fare una frenatina, senza ABS dietro, ma comunque davanti, a bassa velocità, gestendo. Cazzo, senti che morde di più, attacca di più. Quell'altra parte subito, spinna e inizia quasi a girare a vuoto. Cioè, ti dà veramente tanta confidenza, nonostante non sia una gomma tassellata. Ma la cosa particolare è... Cioè, mi piacerebbe capire quanto è tassellata. Perché così, a giudizio, direi che è tanto, tanto più tassellata rispetto a quell'altra. Adesso poi lo scopro. Che dite? Il test per diventare collaudatore lo facciamo passare, Roberto, promosso. Sei stato bravissimo, Robby. Stai guidando le Mutant, che sono appunto quelle più adventure, quindi le sensazioni sono perfette. Ti ringrazio, sei stato veramente... Ma è troppo evidente, cioè credimi, è una roba... Sai che è veramente interessante farlo? Cioè... E, prima di farlo ho detto ma chissà, vediamo, capiamo, invece è proprio, cioè ti mette alla prova e comunque la differenza che c'è è abissale, cioè secondo me quando guardi la gomma in foto, neanche dal vivo, ti sembra magari non così diversa, e invece poi all'atto pratico, nei fatti, ragazzi, c'è un abisso. No, incredibile. Benissimo. Allora, blind test. Roberto promosso. Guzzi V85. Beh, direi promossa anche lei. Dunlop, Mutant e Meridian. Abbiamo scoperto tutte quelle che sono le differenze che non si vedono ad occhio. Infatti, è un blind test. Allora, Fede, centralmente è una gomma da strada tanto scolpita. Cioè il rapporto vuoto su pieno è notevole. Però guarda che tassello comunque lungo, continuo. È una lama sottile, questa quindi può muoversi. L'acqua, immaginiamoci quanto possa drenare questa gomma. La cosa particolare è che nella fascia dal mezzo fino ai lati, guarda, sembrano tanti piccoli tasselli. Tasselli, ti ricorda quasi una Rain. Cioè, è come se avessero messo le fasce laterali di una Rain con la parte centrale di una stradale, però molto scolpita. E quindi alla fine, cioè il movimento di questi piccoli tasselli che sono isolati uno dall'altro, questo ti crea
quel micro movimento che ti dà non precisione col contatto col suolo, ma per contro sull'asfalto brutto, sulla crepa, sulla pezza, sul rattoppo è meno violenta nella reazione, smussa, e quindi ti, cioè sul brutto è sicuramente meglio. Non oso pensare anche sul bagnato, perché alla fine guarda quanto può scaricare tutta questa scolpitura. Non servono solo i tasselli, per dire, cioè il tassello deve penetrare e si pensa al fuoristrada, cioè il cuneo che va dentro al terreno, la terra morbida. C'è tutto un lavoro prima, anche solo sull'asfalto, e questo fa la differenza. Non ti sto nemmeno a chiedere quale ti è piaciuta di più, perché è soggettivo. Io che vengo da fuoristrada, la moto che si muove per me non è un problema. Può essere invece che crei panico questo non sentirla, questa gommosità, quando si dice leggermente sulle uova. In questo caso non è esagerato, è proprio micro micro. Quello che è la grande differenza è, secondo me, il profilo, perché per andare in piega questa è più lenta, più rotonda, quell'altra paf paf, però è più spigolosa. Si vedeva anche dall'esterno, sai? Si vedeva che remavi un po' di più. È una bella prova questa, mi piace. Bene, e allora la rifacciamo con lui.